Benvenuti ragazzi da Claudio, dal canale della Tana de Nerd, per l'ultima giornata di ritorno della Coppa Campioni, che è Club Classic. Oggi giochiamo il ritorno contro un Mönchengladbach. Meno male che è stato eliminato, così non lo pronuncio più sta squadra. E noi siamo primi, proprio sicuri, anche se perdiamo siamo sempre primi, quindi andiamo avanti. Vediamo la divisa, giocheranno le seconde linee, eh? Già ve lo dico. E vediamo un pochino, facciamo un altro tipo di modulo pure. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Siamo tutti i giocatori che vabbè, va bene pure Bette che va bene. Oh, Anastasia, ma Bette ma Anastasia, cavolo. Barzagli. Zambrotta. E nel caso se rimetteremo la difesa a 3. Allora, se questo mettiamolo qua, questo lo possiamo pure togliere, se andiamo portiamo un conte, sempre. Tutti gli altri stanno bene così. Vediamo un po', tanto, come vi dicevo, avevo lasciato solo Zoff, potevo togliere pure Zoff. Allora va bene così. Signore e signori, silenzio e attenzione. Seduti, si alza il sipario. Un caloroso benvenuto al Gran Varietà del Calcio, che oggi vede protagoniste due compagini alle prese con la fase a gironi. Il loro estro è innegabile. In campo possiamo contare sulla presenza di talenti notevoli. Un torneo ancora in fasce, ma che speriamo si svilupperà regalandoci emozioni crescenti, proporzionali all'aumento della posta in gioco. Siamo certi che questi ragazzi non sono qui per annoiarci. Ne vedremo delle belle in questo incontro, amici. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Si schiereranno con un centrocampo con tre mediani e un attacco con altrettante punte. È un sistema di gioco che si rivela particolarmente efficace perché permette di coprire il campo in maniera ideale. Ma il vero punto di riferimento in fase di costruzione resta l'uomo in mezzo al centrocampo.
sarà determinante per dettare i tempi di gioco alla squadra e i ritmi della gara. In un certo senso passa tutto per i suoi giocatori. Oggi sono tutti che picchiano i miei giocatori, quindi proprio super possesso palla di contropiede, proprio non so dove giocare. C'è la palla filtrata, da lì può segnare, la mette in mezzo, tenta di allontanare il pallone. La mette in avanti. Che già mi segnava. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Vabbè, anche Rossi è uno come prese che è. La gioca in profondità. Gioca con un pallone lungo. La butta via e fa respirare la difesa. Ah, bravo, bravo. No! Ottimo disimpegno, la spazza via. Tocco prudente al portiere. Il portiere la spedisce su. Lungo passaggio in avanti. Prova con la palla lunga. Tocco preciso. Ecco un'occasione di contropiede. Il portiere si è ma parato. Occasione da rete. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Il passo. Prova a prolungare in avanti. Barzagli. Se riesco a passarla. Palla giocata in verticale. C'è la palla lunga in avanti. Poteva essere un'azione importante. Difesa però colpisce. Ah, meno male che c'è Zoff oggi. Siete che gioco molto concentrato. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Se perdo è giusto pure, sto giocando proprio male. Però insomma. La difesa spenta il pericolo. Si allunga e trova la palla. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. No. Ma perché? È davvero una. Colpisce! Questo era visto un miglio che era quella questa. Sono andate in gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. Ho totalizzato ben 5 gol nella competizione. Ah, il capocannoniere. Troppo sbagliato.
Ma poi guarda dove l'ha messa. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Oh, ma ti sei fatto autogol. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. C'è il colpo di testa! Mannaggia. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Guardate poco. Grande Paolo Rossi, grande, sì. Devo fare un altro secondo tempo, metterò la seconda in un'altra punta. Barzagli riconquista la palla. Ma dai, ma che è sta Impossibile da cosa? raggiungere, troppo lungo. Barzagli. Prova a Ma verticalizzare. che sto giocando così male? Sembrano aver eretto un muro in difesa. Cerca l'uomo là davanti. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Gioca una palla lunga. Pallone filtrante a superare la difesa. Non meno Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo male. Cioè, all'offensiva degli facevano gol avversari. con stazione, bello. La possibilità di andare verso la porta. Numero! Una buona palla, spazio per cercare il varco. Peccato, ho fatto pure una bella azione, però. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Oia. Un po' di cambi. Ecco qua. Devo fare qualche cambio. Ecco che comincia la seconda frazione di gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Prova a giocarla in profondità. Scatta verso il pallone. Mamma. Bella Adesso deve essere la parata, penultima però. della sua partita. Il
portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Mamma parata, ora vabbè com'è. Sto giocando deconcentrato ed è questo qua il risultato, purtroppo. Meno male che siamo passati. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Mostrano un buon controllo del gioco. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Scatta verso il pallone. Ecco la respinta del portiere. Bella apertura. Bella. Scatta verso il pallone. Vabbè. Allontana il pallone. Il pallone ha superato la linea. Devo fare solo una cosa. Sì. Grande movimento nello spazio. La gioca a sinistra. Sulla fascia, è libero. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Vabbè, sì. Sceglie il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova ad andare via con eleganza. La allontana con forza. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Ah, gentile Zambrotta, adesso per farci vedere che ci abbiamo ancora la fantasia di... Palla verso il centro di testa. Oh, non ha parato ancora. Zambrotta. Lo mette in mezzo. Decide di non rischiare. Allontana il pericolo. E non va troppo per il sottile. Da ragione, è poco fallo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Pallone lungo in verticale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cerca di servire il compagno in avanti. Se qui cerca il tiro. No, no. Per la scivolata, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che schifo. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi. Mamma mia, che schifo. È arrivata così la sua sesta rete nel torneo.
Oh, sì, due o tre cambi, L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di giusto alterare per, la tanto ormai formazione, 3-0, è provare ad proprio affrontare la andata velocità sta del nuovo entrato partita. per mettere in apprensione gli avversari. Si riparte dal 3-0. Zambrotta scatta verso il pallone, può cercare il taglio in mezzo, la butta in mezzo, incornata, Sciamogo da reazione bandiera. bello il cross, la conclusione però non è stata delle migliori. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Sbattono ancora contro la difesa. Sì, poi Spazzano in mezzo alla l'altra volta ci ho pressione. vinto 2-0, però l'altra volta è stata una brutta partita, solo che stavolta mi hanno fatto tre A questo punti. punto l'obiettivo è uno solo, dare una piccola soddisfazione ai propri tifosi segnando il gol della bandiera. Non credo che adesso servirebbe a molto, ma almeno sarebbe una dimostrazione d'orgoglio. Cinque minuti ancora sul cronometro. Cerca lo spunto a sinistra con il passaggio. Traversone, salta e colpisce di No, testa. manco il gol da bandiera, meno male. Spazio davanti alla porta. Cioè, questo è forte come Trese che non ha azzeccata una davanti alla porta, sto Rossi. Non ne sbaglia una, meno male. Ne avesse azzeccata mezza. Scatta verso il pallone. Ottimo dai e vai. Pallone in aria. Brutto, brutto questa traversione. Non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Dimmer. Eccolo, triplice fischio. Meno Fischio male che per la fine della gara. L'avversario non c'è partita. più. Che non avevamo proprio voglia di giocare, infatti abbiamo perso 3-0. Vabbè, noi eravamo passati, ma adesso vediamo come sono finiti i gironi e vediamo chi beccheremo la prossima partita di Non eliminazione. ci resta più molto tempo. Tanto Un vogliamo gli ringraziamento a highlights. Luca Marchegiani, come sempre al mio fianco. È stato un onore, come sempre. Oggi proprio è durato troppo Zoff oggi. Ecco qua il primo gol. Questo qua Rossi è proprio forte. Meno male, non ha azzeccato manco una di gol oggi. Cabrini pure non è che ha giocato chissà quanto bene. Sembra parato. Ma
qualche contropiede, ormai era. Ah no, no, io ho fatto il contrasto ma non l'ho vinto. Una l'avesse messa dentro la porta, ma anche se la parava il portiere, ma proprio tutte fuori l'ha tirata sto. Vabbè, abbiamo perso 3-0, però non è stata una sconfitta indolore perché tanto eravamo già passati come primi. Mamma mia, Zambrotto 4 e mezzo, pensavo che aveva giocato meglio Zambrotto che Cabrini. T5. Vabbè. Allora, Milan Ranger 0-0, Barcellona batte 1-0 Baga Junior, PSV 2-0 contro Peñarol, Hamburger Benfica 2 pari, River Plate, Atletico Madrid 1 pari, Celtic che perde 1-0 contro Saint-Étienne. Noi abbiamo proprio preso la scoppola 3-0 contro Mönchengladbach, là come cavolo si pronuncia, Torino, l'Ajax hanno pareggiato 0-0. Chissà che è passato fra loro due. L'Arsenal vince contro Feyenoord 2-0, Bayern Monaco perde 3-1 contro l'Independiente, mi sa che è pure fuori. Liverpool Real 1 pari, il Chelsea vince fuori casa contro l'Estudiantes, Paris Saint-Germain batte l'Inter 1-0, Manchester United vince 1-0 contro il Marsiglia, la Stella Rossa perde 2-0 contro il Porto, Sevilla vince contro il Santos, mi sa che il Santos e il Sevilla sono passati. Girone 1, passano il Milan e il Ranger, quindi potremmo beccare il Ranger come seconda squadra. Secondo gruppo Peñarol Benfica, potremmo beccare Benfica di Eusebio. Terzo girone River Plate Atletico Madrid, Atletico Madrid mi sa che ci sta Forlan come giocatori classici, quello che mi ricordo di più. Juventus Ajax, passata. Arsenal Feyenoord, forse Feyenoord, non mi ricordo chi c'aveva, speriamo di beccare la più facile. Real Madrid primo, Chelsea secondo, Chelsea di Drogba. Il girone 7 passa Manchester United, Paris Saint-Germain chi ci stava? Pelé, Abdi Pelé ci stava, ma l'altro non mi ricordo, comunque Paris Saint-Germain, questa era forte. Girone 8, Santos e Siviglia, pure Siviglia è una bella squaraccia. Vediamo contro Siviglia. Ah, mamma mia, che pizza. Vabbè, intanto vediamo la classifica goleador, Heinkens. Tanto non ci starà più. Al momento a 6 gol si è fermato io, Puskas 5, Arza proprio del Sevilla, guarda con chi mi tocca giocare 5 e Trezeguet 4 assist. Bradley sempre primo a 6 assist, mazza sto Arsenal. Vabbè, vediamo un attimino la competizione, fase ad eliminazione diretta, vediamo un po'. Vabbè, noi contro Siviglia, poi ci sta Feyenoord Ajax al derby, Peñarol PSG, Santos River Plate, un altro classico proprio del Sud America, Real Madrid Chelsea, Arsenal Manchester United, Benfica Atletico Madrid e Ranger Milan. Comunque ho fatto un po' strano sto coso, in teoria quelli della stessa girone non si dovrebbero incontrare, invece Ranger e Milan si rincontrano. Boh, non lo so, vedere no, sto bug, è proprio un bug penso. Cioè non è possibile, allora io potevo pure prendere l'Ajax. Che pure il Real Madrid e il Chelsea, se non sbaglio, stavano
Nello stesso girone, scusate. Infatti sì, Real Madrid e Chelsea stavano nello stesso girone. Cioè, Milan, pure questi, la stessa partita, Milan e Rangers già l'hanno fatta. Mica solo quelle. Ma meno male, non so santo se arriva il play, però non manco voglio guardare. Che roba, sta cosa proprio. Cioè uno fa tanto per fare i tornei fatti bene e poi ci sono sti bug brutti. Cioè la prima e la seconda dello stesso girone in teoria non si dovrebbero scontrare, nella realtà non si scontrano quasi. Vabbè, purtroppo è così, non si può fare niente. Va bene ragazzi, nella prossima partita giocheremo contro il Siviglia. Vediamo chi c'hanno. Ma Banega. Questo è tutto. C'hanno Luis Fabiano e Suger. E Polster. Questi sono quelli più forti. Vabbè. Oh, stavo uscendo senza salvare. Va bene ragazzi, allora la prossima partita sarà d'eliminazione diretta d'andata, Juventus-Siviglia, dopodiché ci sarà Siviglia-Juve. E vediamo, noi i gironi a superarli l'abbiamo superato, l'ultima partita abbiamo preso una scoppola proprio, 3-0. Tanto me la vedete che schifo che abbiamo fatto. Va bene ragazzi, dai, stasera è tutto da Claudio, dal canale della Tana de Nerd. Ci vediamo alla prossima. Bella.